Churches, oggi ho voluto fare un video diverso dal solito. Non lo so se pure questa sera farò un doppio video come ieri. Vedrò se in questo video ci sarà tanta risposta, se metterete veramente tanti like. Mi sbatterò tutto il pomeriggio mentre streamerò per fare un nuovo video. E quello di cui voglio parlarvi, come detto dal titolo, è chi è Power? Allora, Power è un ragazzo come tutti voi. Il mio nome è Giorgio Cica, non diciamo il cognome per chi non lo sapesse, se no mi ritrovo magari qualcuno sotto casa. E niente, allora, chi è Power? Io sono una persona comune come tutti voi. Ho iniziato a giocare ai videogiochi, penso come tutti, quando eravate comunque abbastanza piccoli. Il mio primo gioco era il Nintendo 64, con Super Mario, Duke Nukem, Quake, Turok, e chi più ne ha più ne metta. Beh, cosa c'è da dire? Piano piano, giocando sempre di più, sono arrivato sull'Xbox 360, a cui ho iniziato a giocare a Rainbow Six e ho cominciato a fare quelli che erano i tornei italiani e io ero appassionatissimo di fare i tornei. La cosa che mi piaceva della competizione era il fatto di battere gli avversari con strategie, con tattica, con tecnica, con abilità migliori delle loro, quindi riuscire a superare queste persone attraverso tattiche, attraverso un sacco di cose. E beh, cosa posso dirvi? Su Rainbow Six è stata una stagione grandissima, ero piccolissimo, mi pare avevo 15 anni o 16 forse, e ho vinto i miei primi tornei italiani là. Poi piano piano ho cambiato gioco perché l'ambiente Rainbow Six è praticamente andato a morire, non sono più usciti nuovi capitoli, la gente si è spostata su Call of Duty 4. Ho iniziato a giocare a Call of Duty 4 e lì ho scoperto la modalità Decerto, perché un tempo in Europa non avevamo la modalità MLG, eravamo divisi nella modalità Decerto in Europa ed MLG in America. Io ho iniziato a portare questa modalità in Italia. All'inizio sembrava una cosa impossibile, qua in Italia si giocava veterano, No, la gente non voleva provare a giocare in questa modalità nuova, dicevano che la gente non moriva, si dicevano un sacco di cose. Io però sono sempre stato appassionato delle grandi LAN ed eventi che facevano all'estero. Ero veramente, come posso dire, volevo essere l'host. Quei giocatori li vedevo come degli idoli. A volte mi dicevo tra me e me, pensa cosa deve essere stare lì, a questi eventi dove ci sono gli spettatori, dove si gioca su un palco davanti a migliaia di persone, dove la gente ti tifa, eccetera, eccetera. Per me era solo un sogno. E piano piano, però, giocando, facendomi un nome all'interno della community di COD, ero diventato uno dei giocatori comunque più importanti di Call of Duty, se non uno dei più forti. E quando sono andato a fare il COD XP, non so se voi sapete cos'è il COD XP, ma è praticamente un grandissimo evento riguardante Call of Duty, dove non era un vero e proprio God War Championship basato sull'esport, c'erano tante cose, ci sono state più di 20.000 persone, c'erano concerti, c'è stato il concerto di Kanye West, dei Dropkick Murphys. C'erano vari eventi, c'erano giocatori dell'NBA, si poteva giocare a paintball nel firing range, andare sulle jeep dell'esercito americano, ma delle jeep assurde, ragazzi, saranno state alte tipo 5-6 metri. Cioè, cose incredibili, era stato un evento divertentissimo e poco competitivo, veramente, ma ugualmente bellissimo. E da là mi si è cominciato ad aprire un mondo, mi si è cominciato ad aprire il mondo del competitive e della competizione. E quello che è sempre stato il mio volere, diciamo, non so nemmeno io come dirlo, ho sempre voluto portare questa cosa anche qui in Italia. Cioè, quello che penso io, oltre tralasciamo la fama e la gloria che possono derivare da queste cose, che sono bellissime, la fama e la gloria sono temporanee. Come sapete, qua in Italia ci si ricorda di chi vince solamente per pochissimo tempo, poi dopo si viene accantonati in un angolo. Quello che mi piacerebbe portare qui in Italia, quello che è il mio sogno, è avere queste competizioni così numerose, così grandi e così belle. In Italia abbiamo tutte queste cose, abbiamo le persone che giocano, perché non è vero che non ci sono, ce le abbiamo. Il punto è che quello che manca è qualcosa che organizzi queste persone, qualcosa che, come si può dire, tutti possano. Non so nemmeno io come dirlo, nel senso non serve proprio un portale, però serve qualcosa che riunisca tutti i giocatori per poter giocare questi tornei o questi eventi. Allo stesso tempo servono i soldi, e mi dispiace dirlo, ma in Italia sono stati fatti tanti tornei con grandi nomi di grandi sponsor, e tutti i soldi di questi grandi sponsor sono stati mangiati. Se per una LAN serviva un centesimo di quei soldi, tutti gli altri sono stati mangiati dalle persone. Cosa che invece con quei soldi potevano magari creare per la prima volta
un qualcosa di sia di redditizio per loro, perché hanno preferito prendere un uovo oggi che mangiarsi una gallina domani, no? Meglio mangiare un uovo oggi che una gallina domani, e invece magari di creare qualcosa qui in Italia, di farlo diventare redditizio e magari di guadagnare più soldi con il tempo. Questa è una cosa molto brutta, si parla di cifre di decine di migliaia di euro e non ci si può fare niente. Forse se fossi stato non so, se fossi stato al loro posto, se l'avessi fatto, se avessi fatto anche io, avessi mangiato. Però quello che è il mio cavallo di battaglia, quello che sto cercando di fare, è portare l'esport qui in Italia, specialmente per le console, che qua siamo veramente con una mentalità retrograda. Io ho creduto in questo mondo, tante volte diciamo mi ha fatto cadere questo mondo, mi ha let me down, non so come dirlo in italiano. E ci ho creduto tanto e ho avuto anche il supporto di persone speciali come voi che mi state seguendo, anche se ho avuto contro altre persone che hanno infangato il mio nome perché per invidia più che altro, perché come al solito loro sono la mia ombra, mi seguono e raccolgono le briciole. E io mi sto sbattendo molto tuttora per cercare di portare qualcosa di competitivo qui. Il problema è uno: non conto ancora abbastanza. Non sono ancora abbastanza grande, diciamo, di numeri da poter essere così influente. La gente mi dice che sono influente su molte cose, che il mio pensiero può cambiare le menti delle persone, come quello che è successo qualche giorno fa, che vi ho già spiegato, ma non ci credo a questa cosa, io penso sia solo una ripicca e basta. Quello che vi voglio dire è: dobbiamo cercare di crescere, perché attualmente, mi dispiace dirlo, sono l'unico che ha, diciamo, le potenzialità o quei piccoli numeri per poter fare qualcosa. Non lo sto dicendo in senso diciamo per sentirmi superbo eccetera eccetera, ma lo sto dicendo solamente perché più andiamo avanti, più le cose crescono, più sono in grado di mettermi in contatto con l'estero e cercare di fare qualcosa qui in Italia di buono, cercare di dare rilevanza all'Italia, perché siamo l'ultimo, diciamo che siamo, non contiamo niente, siamo l'ultima ruota del carro. Avete visto, non so se voi avete seguito diciamo gli show che ci sono stati giovedì sera in tutte le nazioni d'Europa. C'è stato un evento eSport, ai giocatori gli sono state fornite comunque anche degli hardware per giocare eccetera eccetera. Qua in Italia, a me dispiace, io non sono andato all'evento di presentazione come ben sapete, ma mi hanno raccontato i Liquid, non gli è stato dato manco il gioco, non gli è stato dato le console, e le Juggernaut Edition sono state regalate agli youtuber. E la cosa che mi fa sentire così è che quanto contiamo qua in Italia, contiamo zero. E quello che dico io è: bisogna prenderci una rivincita su queste persone, perché io non posso credere che qua in Italia non c'è speranza, non posso credere che qua in Italia non siamo in grado di andare avanti, non posso credere che qui in Italia vanno avanti soli nulla facenti. Quindi per questo quest'anno mi impegnerò tantissimo, ma non posso farlo da solo. Ovviamente ho bisogno del vostro supporto, ho bisogno di tutti voi, ho bisogno che voi passiate queste cose anche ai vostri amici, perché se una persona contatta altre tre persone e quelle tre persone contattano altre tre persone e si va così via, questo mondo può progredire. E mi dispiace dire che sono l'unico in grado di fare questo, ma sono l'unico che tratta di sport, sono l'unico che tratta di competitive, sono l'unico che tratta di cose che vanno al di fuori anche dell'Italia e cerca di portarle qui dentro, al nostro stivale. Faccio anche io video da ridere, è vero, video comici eccetera eccetera, ma quello che è il mio obiettivo principale è cercare di portare l'esport. Io forse non vedrò mai l'esport, cioè forse lo vedrò, ma fra tanti anni, forse avrò già smesso di giocare. Quindi quello che penso io è: in verità io non lo sto facendo per me stesso, perché molti di voi potranno pensare questo, io lo sto facendo per voi. Io ora ho l'opportunità di andare in un team straniero, di essere pagato veramente tanto per giocare, spero di essermi meritato questa chance e lo dimostrerò. Allo stesso tempo in Italia ho avuto l'opportunità di lavorare anche per Activision e ora vedrò se posso fare anche questa cosa, mi faranno sapere fra qualche giorno. E quello che dico io è, questo sempre grazie a voi, quello che mi chiedo io è: perché un giocatore è costretto ad andare all'estero? Perché sono costretto ad andare all'estero? Sono costretto ad andare all'estero perché qui in Italia, oltre alle persone che sono, vabbè, di merda, perché la nostra community è zero professionalità, è tutto un chiacchiera chiacchiera, parla parla, infangati a vicenda, e ipocriti pieno di ipocriti, di gente che si contraddice eccetera eccetera,
mancano le strutture principali, e per creare le strutture principali servono i numeri. Se ci sono i numeri, gli sponsor vengono in Italia, ci vengono a vedere, ci vengono a investire e possiamo creare qualcosa, ma per ora questo non è possibile. Quindi è per questo che vi dico, servite tutti voi, servite che venite dalle più piccole cose, dai favorite su Twitter ai retweet, a vedere la streaming, a mettere mi piace al video, a condividerla. Queste possono sembrare piccole cose, magari io pure quando vedo un video magari non ci penso di mettere il like, poi penso che se ognuno pensasse come me ci sarebbero zero like. Invece un like cambia tanto anche su YouTube, perché più persone lo vedono. Magari voi avete 5 amici, lo vedono 3 di quegli amici, poi lo mette un altro che lo vedono altri 5, e così via la cosa prosegue. Quindi questa cosa è molto importante, spero di riuscire a creare qualcosa qui in Italia, e quest'anno ci proverò assolutamente, spero di non fallire miseramente, mi gioco il tutto per tutto, vado all in, nonostante sono, diciamo, vado a giocare in un team straniero. Quindi quello che voglio fare è per voi. Io non vedrò mai, non giocherò mai all'eSport quando nascerà qui in Italia. Magari sarò uno dei fondatori forse, ma non sarò mai quello che ci giocherà. Quindi non potrò avere questo piacere e non lo so, è come sarebbe un sogno per me una cosa del genere. Però di sicuro non ci riuscirò e quello che sto facendo è per voi, che magari un giorno sarete là e non ci sarà un power in Italia, ce ne saranno 10, 20, 30. Ci saranno 30 persone che saranno influenti, saranno importanti, l'ambiente sarà grande, ci saranno nuovi posti di lavoro, quindi non parlo solo di giocatori. La gente andrà in TV, la gente verrà messa sui giornali, vincerà soldi, avrà contratti, sponsor. Quello che può diventare un vero e nuovo, nuova categoria di lavoro. E spero che tutti voi in questo progetto mi diate una mano, e quelli nuovi che sono qui da poco, avete capito chi sono io, quello che è il mio pensiero, come ragiono, eccetera eccetera. Volevo fare questo video per cercare di spiegarvi un pochino chi è Power, quello che sono i suoi, cosa c'è nella mia testa. Quindi io spero vi sia piaciuto questo video, come sono come voi, io non ho niente di speciale, quindi al prossimo video, let's go bitches.